Grazie, signor Vicepresidente. Mi ritengo anche in dovere di intervenire fra prima, avendo chiesto le comunicazioni, delle quali non sono molto soddisfatto perché si è parlato di tutto, tranne che della dinamica degli scontri di sabato sera su cui noi avevamo chiesto la comunicazione. Però la dinamica la posso spiegare io. Io non c'ero sabato sera, ma in base a quello che è visibile a tutti dai video, dalle testimonianze sulla rete. Sabato sera le persone che tornavano con i treni dalla Valsusa verso Porta Nuova per prendere una coincidenza per andare a Milano, Genova o da dove fossero venuti, scendendo dal treno a Porta Nuova si sono trovate davanti a uno schieramento di centinaia di poliziotti in assetto antisommossa, in un clima che era perfettamente pacifico, e questi poliziotti hanno cominciato a chiedere il biglietto, che per carità è giusto controllare che anche chi torna da una manifestazione abbia pagato i 10 euro per tornare a Milano. Certo lo vorrei vedere, cioè, non è molto normale che si schierino 300 poliziotti in assetto antisommossa per controllare i biglietti del treno. Dopodiché, durante questa operazione, si vedono dei video in cui improvvisamente, in una situazione tranquillissima, la polizia inizia a caricare. Una prima carica a freddo, si vede una seconda carica alle spalle, quindi prima queste persone sono state fatte passare verso il treno e poi sono state inseguite con i manganelli. Si vedono filmati e foto di lacrimogeni tirati nel treno, quindi con le persone chiuse dentro che respirano i soliti lacrimogeni al CS vietati dalle convenzioni internazionali, e queste testimonianze non arrivano da esagitati, violenti, eccetera, ma una delle testimonianze arriva da Giorgio Cremaschi, uno dei leader della FIOM, personalmente detto ai giornali e riportata generalmente. Quindi io chiederei di capire qual è la verità. Perché il problema è che in questa città si è creato un clima preoccupante, ed è giusto, come ricordava lei, ci sono stati tanti altri episodi, quello di venerdì, io ne ho citato uno su cui ho fatto anche un'interpellanza lunedì allo stadio, che non è, apparentemente non per motivi politici, ma di un tifoso che oltrepassa la barriera in un clima di festa per prendere una maglietta e viene preso e trascinato via davanti a migliaia di persone, portato di peso e trascinato per terra. 20.000 persone hanno già visto questo video su YouTube e il video continua a girare. Quindi in questa città ormai ci sono decine di migliaia di persone che non si fidano più delle forze dell'ordine, che vogliono delle spiegazioni su questi comportamenti. E non stiamo parlando di, appunto, della questione TAV in generale, stiamo parlando di episodi molto specifici di gestione dell'ordine pubblico. E senza arrivare poi agli episodi di oggi, su cui ovviamente noi non sappiamo nulla di più di quello che è stato riportato, ma anche gli episodi di oggi sono gravissimi, senza voler entrare nell'allargamento del cantiere, nella sua legalità, perché non si capisce come si possa continuare a occupare dei terreni privati, non con un esproprio, come richiede la legge, ma con una requisizione da parte del prefetto, secondo una legge di origine fascista, una legge che prevede comunque delle condizioni di urgenza, e non si capisce quali siano queste condizioni di urgenza, visto che il progetto ancora non c'è, i lavori non ci sono, e quindi qual è questa benedetta urgenza che porta a buttare fuori la gente dai terreni che regolarmente ha acquistato e possiede e coltiva nella zona di Chiamonte? Quindi noi intanto vorremmo dare la solidarietà a tutti, quindi ci sta la solidarietà al giornalista aggredito, come ci sta la solidarietà al ragazzo che è caduto nel traliccio, perché non si deve mai augurare la morte di nessuno, vale per il procuratore Caselli, vale anche per questa persona, per le persone che protestano, per i giornalisti, perché il problema è proprio questo clima di tensione. E io vorrei che la politica si ponesse il problema di come far cadere questo clima di tensione, quindi non continuare a alimentarlo con discussioni, con dichiarazioni, con ordini del giorno, con tutti gli strumenti che la politica ha, ma veramente io credo che sia il momento di una pausa di riflessione, perché qui stiamo andando in una direzione veramente molto preoccupante per l'ordine pubblico di Torino. Io spero veramente che Luca si salvi, perché non so cosa potrebbe accadere se non si salvasse. Quindi noi facciamo il tifo per lui e speriamo veramente che la situazione si risolva positivamente. Quindi, a parte tutte le discussioni sull'utilità dell'opera, cioè, non so se lo dobbiamo ripetere per l'ennesima volta perché quest'opera è inutile, costosa. Chiunque abbia esaminato i dati ormai lo sa. La richiesta è veramente di fare un passo indietro, intanto di fare un'indagine seria su quello che è avvenuto sabato sera, seria, perché è giusto che la magistratura indaghi quando ci sono scontri, violenze in qualunque ambito, comprese le manifestazioni in OTAV, ma è giusto anche che indaghi quando ci sono delle prove viste da decine di migliaia di persone, di possibili, chiaramente, che finché non c'è un'indagine non sappiamo, abusi o comunque comportamenti esagerati e inopportuni da parte delle forze dell'ordine. E in particolare una cosa noi vorremmo dire. Noi sappiamo che a comandare le forze della Polizia Ferroviaria di Torino c'è quel questore Spartaco Mortola, che è stato condannato in primo e in secondo grado per i fatti della scuola Diaz al G8 di Genova e poi è stato assolto in Cassazione ed è stato messo a dirigere la Polizia Ferroviaria di Torino. Noi crediamo che questa designazione sia assolutamente inopportuna e contribuisca ad aumentare inutilmente la tensione in questa situazione, e quindi crediamo che sarebbe meglio ripensare all'opportunità di avere questa persona a dirigere le forze di polizia ferroviaria in questa città, in questo momento. Grazie.